Oggi parleremo del 251, famosa progressione usata dai jazzisti di tutto il mondo, ma noi cercheremo di trasportare questa progressione nella musica leggera, nella musica pop. Abbiamo visto nelle precedenti lezioni, sempre partendo dalla tonalità maggiore, quali sono le sonorità che otteniamo se ci spostiamo dalla accordo della tonalità maggiore verso il sesto grado minore e verso il terzo grado minore. Quindi, facendo un rapido riepilogo, se suoniamo in Do, armonizziamo la scala del Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, armonizziamo, troviamo sul secondo grado Do, Re, Re minore, terzo grado Do, Re, Mi, Mi, Mi minore, quarto grado Fa, Fa maggiore, quinto grado Sol, Sol minore, Sol settima, sesto grado La, La minore e settimo grado Si, semi diminuito. Questi sono gli accordi che noi stiamo cercando adesso di mettere a fuoco utilizzando, cercando di suonare tante canzoni e vedere come il nostro orecchio può abituarsi, diciamo, a riconoscere quali sono i passaggi tra un accordo ed un altro. Ci siamo soffermati sui passaggi, sulle progressioni che vanno, come abbiamo detto prima, dal primo grado maggiore, quindi se suoniamo in Do, dal Do maggiore, verso il sesto grado minore, quindi La minore, e in un altro video verso il terzo grado minore, che è il Mi minore. Abbiamo visto anche che le differenze da un punto di vista della formazione di queste triadi tra l'accordo maggiore e questi due accordi minori sono minime, nel senso che se suoniamo, se passiamo dal Do, che è fatto dalle note Do, Mi, Sol, al La minore, noi sostituiamo una sola nota, va bene, perché il La minore è fatto da La, Do, Mi, e quindi l'unica sostituzione è il La rispetto al Sol, ripeto, nel passaggio da Do maggiore a La minore. Nel Mi minore è la stessa cosa, c'è ancora una sola nota che li differenzia, e cioè il Mi, Sol, Si, è la triade del Mi minore, e quindi abbiamo il Si, va bene, al posto del Do. Per il resto abbiamo due note, sia nel Mi minore che nella minore, che sono identiche a quelle del Do. Bene, abbiamo accennato all'inizio del video a questa bellissima canzone di Fabio Concato. Ricordo ancora, l'accordo è un Sol maggiore. Immediatamente c'è il passaggio di questo. Le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola. Quindi dal primo tonalità maggiore Sol facciamo questo lavoro, sviluppiamo la scala. Sul secondo grado cosa troviamo? Troviamo il La. Quindi primo Sol, secondo La. E ti ricordo ancora. Eccolo il La. Facciamoci il secondo grado minore. Il secondo grado è minore, quindi troveremo un La minore. Facciamoci la triade. Ed otteniamo questo tipo di, diciamo, di progressione. Le braghe corte di tuo fratello e le gambe viola. Farti un po' da parte, Si minore, Mi minore, ancora.
ancora la minore. E la ricordo ancora tutta bianca. Dovremmo cercare più canzoni che dall'accordo maggiore passino sulla seconda, sul secondo grado e quindi sulla tonalità minore, per fare l'orecchio a questo tipo di progressione. Allora, questo è il lavoro che faremo anche oggi. Passiamo a una canzone molto semplice che fa questo passaggio primo maggiore secondo minore di Eros Ramazzotti. Se bastasse una bella canzone sol maggiore, eccolo il nostro la minore, a far piovere amore. Tutti gli accordi che fanno parte ancora una volta dell'armonizzazione del Sol, cioè troviamo primo grado Sol maggiore, secondo grado La minore, quinto grado Re maggiore, si ritorna in Sol, poi nell'altra parte quarto grado Do, bastasse già, quinto grado Re, bastasse già, sesto grado minore, Si minore, terzo grado. Poi c'è di nuovo il Do. Non ci vorrebbe poi tanto a imparare ad amare di più. Ma per adesso noi dobbiamo concentrarci sul secondo grado minore, e cioè su questo passaggio. Se bastasse una bella canzone. Questo è su questo che dobbiamo fare l'orecchio. Adesso suoneremo alcune canzoni che hanno più o meno gli stessi passaggi, cioè indugiano sul primo accordo per poi, diciamo, in una espressione abbastanza così, potremmo definirla dolce, una grande dolcezza, passano sul secondo grado minore. Quindi primo grado Do maggiore, secondo grado minore, Re minore. È su questo che dobbiamo porre l'attenzione. È chiaro che se suono il Do, io posso fare anche la quadriade. Se suono una triade, suono il Do maggiore. Se suono una quadriade, suonerò il Do maggiore settima. Dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. I tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Sei peggio di un bambino capriccioso, la vuoi sempre vinta tu. Sei l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto. Con questo giro di accordi io, diciamo, avvicinerei, confronterei quest'altra di Vecchioni. Però passiamo in Re, scaletta del Re maggiore, Re, Mi, Fa diesis, Sol, La, Si, Do diesis, Re. Cosa troviamo quindi sul secondo grado? Sul primo grado troviamo il Re maggiore, sul secondo grado troveremo il Mi minore. All'attenzione sul Re maggiore e il Mi minore. C'è a San Siro di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Nascondi e se ti trovo là, ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, troppo facile così, non va
parlarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Quindi Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Eccolo il nostro mi minore. Sempre, diciamo, seguendo questo tipo di dinamica nella progressione, nel senso che io posso passare da un primo, da un accordo maggiore, accordo della tonalità, a un secondo grado minore, diciamo con un passaggio più veloce, no? Tipo nell'intro di Rim di De Gregori. Minore è un accordo di passaggio, e tra l'altro Francesco De Gregori usa molto, diciamo, questo passaggio. Io l'ho trovato in moltissime canzoni, questo passaggio tra primo grado maggiore, secondo grado minore, terzo grado minore, come ad esempio in quest'altra canzone. Suoniamo in La. Ricordiamoci sempre la scala del La, troveremo sul secondo grado La, Si minore, sul terzo grado Do diesis minore. Come anche in Rimmel, il passaggio sul secondo grado minore è veloce, non indugia tanto, come abbiamo visto nelle precedenti canzoni, ma ancora, anche in questa, De Gregori usa tantissimo primo grado, secondo grado minore, terzo grado minore. Pioggia e sole cambiano alle persone, fanno il diavolo a quattro nel cuore, passano e tornano e non la smettono mai, sempre per sempre. Ricordati, secondo minore, dovunque sei. Invece, quando l'accordo, quando diciamo nelle precedenti canzoni che abbiamo visto, l'accordo minore, il secondo grado minore, ha una funzione più importante, diciamo, perché diciamo viene molto enfatizzato. L'abbiamo visto in Grande, Grande, Grande di Mina, e l'abbiamo visto in Luci a San Siro di Vecchioni. Ma volendo fare anche una canzone di De Gregori, che un po' di più il secondo grado minore, potremmo cantare questa. C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram, ci scommetto che nevica tra due giorni a Natale, ci scommetto dal freddo che fa. Quindi primo grado maggiore e il do
minore. E da dietro alla porta. Sentite come prima rimane sul primo grado per un bel po' di tempo, quindi quando passa sul secondo grado minore è un po' un effetto sorpresa, e di solito quando questo accade ti dà una grandissima dimensione di dolcezza, così come abbiamo visto anche nella canzone di Luci a San Siro di Vecchione. E da dietro alla porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più in giù. Canzone che abbiamo appena fatto, c'è anche un altro piccolo accordo che potevamo fare, no? C'è la luna sui tetti, inizio da un do maggiore, c'è la notte per strada, do maggiore settima, le ragazze, poi ci metto una settima, ritornano entrambe, e vado sul re minore. È chiaro che sono degli accordi e dei dettagli, perché la cosa importante è il passaggio tra il primo grado maggiore e il secondo minore, ed è su questo soprattutto che noi dobbiamo, come abbiamo detto prima, fare l'orecchio. Se io faccio ad esempio, penso che un sogno così non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Allora, io ho fatto prima, sto suonando in do il secondo grado minore e re minore. Prima di fare il re minore ho fatto questo accordo. Penso che un sogno così, mi diminuito, settimo, non ritorni mai più. Ma se io lo ometto quell'accordo, non è che proprio finisce il mondo, sono pochi quelli che se ne accorgeranno. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Quindi ci sono a volte degli accordi di passaggio, spesso troviamo ad esempio dal do, no? Prima di passare sul re minore troviamo la settima, no? Ma la settima è un passaggio per poi entrare nel re minore. Canzoni popolari, musica classica napoletana. Si è fatta la vesta sciullata, lo cappiello qui nastra e qui rosa, stiva mezza, tre quattro scendosa, e parlavo francese così. Bene, anche qui nel coro troviamo la stessa cosa. Da voluto bene. Quindi prima di andare dal re primo grado maggiore al mi minore c'è il passaggio sul si settima, no? Come se ci troviamo in do, passa prima sulla settima, come il re minore. Se sei in re, passa prima sul si settima. Quindi quando sentiamo questo tipo di suono, no? Quel passaggio su si, ma l'impianto fondamentale è il re, il passaggio tra il re e il mi minore. Infatti potrei anche ometterlo anche qui. Oggi è voluta bene a te, l'hai voluta bene a me. Facciamo adesso un paio di canzoni dove che sono praticamente tutte impiantate tra il primo grado maggiore e il secondo minore, che forse ci aiutano ancora di più a capire questo tipo di progressione. Facciamo il fa, suoniamo in fa, fa, sol, la il terzo grado, quindi sol e il secondo grado, fa maggiore, sol minore. Adesso che vuoi, eccolo, volevi
fare come uno di noi. Edoardo Bennato. Vediamo ancora un'altra canzone che si fonda tutto sul Fa e il Sol minore. Però attenzione, perché inizia in Sol minore. Allora uno può pensare che la tonalità sia Sol minore, invece è uguale, è Fa, solo che c'è un'inversione. Diciamo. Sempre primo grado maggiore, secondo minore. Un bellissimo esercizio questa canzone per fare l'orecchio. Ma volendo rimanere su Lucio Dalla, che ci fa un bel 2-5-1 gestistico su Anna e Marco, suoniamola in Do maggiore, secondo grado minore, Re minore, quinto grado, Sol settimo. Ancora un'altra canzone, e diciamo, passiamo ai Beatles, che usa, come più assomiglia a quella di Bennato che abbiamo fatto prima, questo passaggio fa Sol minore, però la possiamo fare anche in Mi, sembra che la spartito è Mi, la tonalità, quindi il secondo grado minore, il secondo grado del Mi è il Fa diesis. Quindi troveremo il secondo grado minore, che è il Fa diesis minore. Don't let me down. Na, 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 na. Don't let me down. Don't let me down. Na, 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 na. Nel coro, sempre col fa, Mi, Fa diesis minore, Si. Don't let me down. Questo è il quinto grado. Don't let me down. Ma per chiudere proprio, avendo citato i Beatles, ce n'è un'altra che è molto famosa. Facciamo in Do.
minore. Anche qui c'è un accordo aggiunto, cioè passa dal Do al Re minore. Quando sta sul Re minore, invece di rimanere lì, che potrebbe essere un po' noioso rimanere su quell'accordo, ci mette il quinto grado del Re minore, che è la settima, quindi... Mettiamo a paragone tre canzoni che abbiamo suonato e vediamo che dopo il primo grado maggiore troviamo il secondo grado minore, ma dopo troviamo il quinto grado in diciamo settima di settima, per cui troviamo la dominante, cioè abbiamo la famosa progressione 2-5-1 che dobbiamo assolutamente imparare, perché costituisce, diciamo, una progressione fondamentale che troviamo in tantissime canzoni e, come abbiamo detto all'inizio, che ritroviamo anche e soprattutto nella musica jazz. Quindi, se rifacciamo così l'accenno di con te dovrò combattere, ti si può pigliare come sei, i tuoi difetti sono talmente tanti che nemmeno tu li sai. Abbiamo fatto un 2-5-1, cioè Do, la 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 la. La 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 la, eccolo, il sol settimo, quinto grado. Ma anche se facciamo alla come sono tanti, primo grado, alla permalosa, secondo grado minore, alla bello sguardo, eccolo, il quinto grado, la settima, la dominante, sguardo che ogni giorno perde qualcosa, 2-5-1, ma ancora c'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada. Ragazze ritornano entrambi, dal primo grado al secondo minore, ci scommetto che nevica, eccolo il sole, e ritorna sull'uno. Tra due giorni è Natale, poi qui fa anche questo accordo di passaggio sulla settima, ma rifà di nuovo il 2-5-1. Ci scommetto che al freddo che fa. Quindi approfittiamo di questa lezione, no, per cercare di fare l'orecchio non solo sulla progressione tra il primo e il secondo minore, ma anche sull'accordo che quasi sempre, spessissimo, troviamo dopo il secondo grado minore, che è la dominante dell'accordo della tonalità. Per cui se suoniamo in Do, sul Sol settima, se suoniamo in Re, sulla settima, eccetera. Quindi abbiamo visto in questa lezione, attraverso questa passeggiata, come qualcuno l'ha definita, tra le canzoni, abbiamo visto come dalla tonalità maggiore noi possiamo passare su tre accordi minori, che sono il secondo, il terzo e il sesto grado. Cerchiamo di suonare canzoni e riconoscere le differenze tra questi tre diversi gradi minori, perché se lo faremo riusciremo poi a trovare il bandolo della matassa e riuscire a riconoscere gli accordi delle canzoni. Chiaramente un passaggio molto importante è quello di armonizzare, quindi appena sappiamo qual è la tonalità, facciamoci la scala, siamo in Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, e armonizziamo, cioè andiamo a vedere quali sono gli accordi che troviamo attraverso l'armonizzazione della scala, magari le varie triadi, ma se andiamo anche più in là anche le quadriadi, e quindi sul Do troveremo Do, Re minore, Mi minore, Fa, Sol, La minore, Si semiunito, e ritorniamo in Do. E quindi abbiamo così tutta la mappa degli accordi che generalmente noi possiamo trovare, e quindi a questo punto possiamo allenare il nostro orecchio, ad esempio, come abbiamo visto in queste ultime tre lezioni, sul secondo, terzo e sesto grado minore. La stessa cosa noi la faremo più in là, quando
cercheremo di sintonizzare il nostro orecchio sulla tonalità minore e vedere quali sono gli accordi che generalmente troviamo. Bene, ci vediamo la prossima volta, inviateci i vostri commenti e se vi è piaciuto mettete un like.